Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video da me, sgrendena, in dialetto si dice sgrendena, spettinata. Vi faccio un video svuota la spesa. Sono stata un po' di tempo fa a Torino e ho comprato qualche cosina. Dopo vi faccio vedere la new entry, cioè la calamita con la mole e una cartolina. Ho ancora delle calamite imballate. E c'era infatti una calamita di Torino. Comunque, vabbè. Prima di far vedere la spesa che ho fatto al Carrefour a Torino, a Moncalieri, vi faccio vedere cosa ho preso anche con i saldi da Bottega Verde. Allora, a 2 euro ho preso uomo, cedro selvaggio, shampoo doccia, perché devo fare un pensierino, e poi gel detergente viso, rinnovatore illuminato energizzante per tutti i tipi di pelle. Io questo l'ho preso in formato piccolo perché da portare via è stracomodo e poi era sui 6 euro, mi pare 6-7 euro. L'ho preso anche in formato gigante perché questo mi era piaciuto davvero tanto. La commessa mi fa: ma vuoi veramente anche quello piccolo? Gli ho detto assolutamente sì, dammelo perché è comodo. A 5 euro ho preso le ampolle energizzanti viso, mandarino più vitamina C, trattamento antiossidante illuminante concentrato 7 giorni. Per tutti i tipi di pelle, lince fatto bene, l'ho pagato 5 euro, sono 7 ampolle. Io amo la vitamina C, quindi sono curiosissima di provare queste ampolline qua così. Dice che sono monodose, utilizzarle mattina o sera dopo aver ovviamente pulito la pelle. Da utilizzare come trattamento intensivo 7 giorni, quando la pelle è particolarmente spenta e segnata. Da fare una volta al mese o vabbè, tutti i giorni per la durata massima di un mese. Io credo che comunque utilizzerò proprio le ampolle per 7 giorni. O magari faccio un giorno sì, un giorno no. Adesso vediamo perché voglio capire. Poi, allora, ecco qua Torino. Sono stata al Carrefour, come vi ho detto, appunto, da me il Carrefour non c'è. Ho trovato in offerta prezzi, ragazze, per quanto riguarda i dolci tipici locali, un po' alle stelle. Ho preso una focaccia della Befana. Eccola qui, questa era appunto al 50%, c'era scritto che era un dolce tipico, qua dice praticamente che è cioccolato fondente, c'è all'interno zucchero, granella di zucchero, pasta di vaniglia, nocciole, farina di mandorle, farina di nocciole, dovrebbe essere buono, insomma, speriamo perché non conosco i dolci di Torino. Poi ragazzi, ho preso un latte, 1 litro di latte. Io dove vado? Prendo assorbente, prendo latte. Boh. Centrale del latte di Torino, senza lattosio, da provare. Però ragazzi, il latte a Torino era alle stelle, cioè era più di 2 euro, non so come mai. Poi ho preso un po' di grissini. Volevo i grissini proprio da panificio. C'è in Piazza Statuto una grissineria, ragazze, per chi è di Torino, per chi vuole andare, andate in Piazza Statuto. Praticamente avete la fontana qui, la fontana dovrebbe essere quella delle stagioni o quella del coso, del Frejus, non mi ricordo. Comunque lì c'è una fontana, Piazza Statuto. All'interno, che ci sono dei portici, c'è una grissineria che fa i grissini di tutti i tipi, non sto scherzando, perché c'è alla salsiccia, all'anduja, poi c'è al cremino, a tutti i tipi di cioccolato. Io ho sempre voluto andare lì e non sono mai riuscita ad andare neanche questa volta, però a sto giro ho detto no, non vado a casa senza grissini, che cavolo, e li ho presi al supermercato. Però li ho presi proprio loro. Qua dice strada del francese Torino, grissini rubatà. Grissini tipo 0 con olio di girasole, quindi questo pacco gigante. Comunque quello più caro era sui 5 euro. Siamo da 2 euro e mezzo a 5 euro il più caro. Questo è sempre Rubatà di Chieri. Questo invece viene da Via Chieri, Villanova d'Asti. Così, un paccone gigante. Sono di due tipi diversi. E poi ho preso i grissini con le olive, qua dice eccellenza piemontese, lunga lievitazione, al gusto olive, c'è cioè la mia amata mole, e qua strada del francese, quindi come il primo pacco. Poi io come ogni volta che vado al Carrefour, a proposito ho preso anche la borsetta, guardate che carina,
perché sono stata al Carrefour anche da Umbretta, mi sono portata via anche dei prodotti tipici Carrefour. Comunque ho preso anche la crema di maroni, Terre d'Italia, frutta utilizzata 51% grammi, non è male, io l'ho già assaggiata, maroni e zucchero di canna al secondo posto, invece l'altra proprio marchiata Carrefour aveva lo zucchero al primo posto. Devo dire che questa non è male. Poi vi dicevo, ogni volta vado al Carrefour, prodotti e vestiti, da mai Carrefour non c'è, quindi ne approfitto. Gel doccia, questo ragazzi è una bomba, ha i fiori d'arancio della linea bio, purtroppo non tutti i prodotti avevano buonici, mi sono ingrippata tanti, sempre della linea bio, ho preso un deodorante con ibisco, deodorante spray senza gas con ibisco, ragazzi ho buttato via lo scontrino, però mi ricordo che la crema di maroni era quasi 4 euro, questo era intorno ai 2 euro, 2,20 euro, questo era sui 2,20 euro, 2 euro, entro il 2,50 euro, questo era 2,99 euro, me lo ricordo ragazze. Acqua di Colonia, io l'ho annusata ed è una bomba, buonissima buonissima, purtroppo qua non la apro perché sennò parte il pao, ha un pacco gigante, cioè ha un buco proprio, ha un buco, penso di volerla provare a mettere nei contenitori, quelli poi spray, insomma piccolini, che ho comprato su Shein. Qua dice acqua di Colonia fresca, non esporre alla luce, evitare, non dice come utilizzarla, a dire la verità, mi aspettavo un'istruzione, però ragazze non potevo lasciarla lì perché 500 ml, 2,99 euro, quindi l'acqua di Colonia comunque ha un profumo, ma è di una bontà spettacolare. A meno neanche un euro, era sotto l'euro sicuramente. Ho preso le salviette 1000 usi al musco bianco della linea quella normale. Poi sempre sui 2,20, 2,40 ho preso anche il deodorante Fresh Roll-On, 0% di alcol, 0% sali d'alluminio e quant'altro. Sono curiosa di provarli questi. Poi ho preso un detergente intimo della linea classica, quella bio diciamo, volevo provare anche degli shampoo qualcosa, però della linea bio secondo me lo shampoo era troppo caro perché era quasi 3 euro di un barattolino piccolo che di solito si trova a 1,50 euro, meno di 2 euro, e gli altri avevano degli inci un po' pessimi, volevo chiudere un occhio della verità, però ho detto vabbè intanto prendo queste cose, poi chissà magari mi ricapiterà di andare in un Carrefour. Questo qui detergente intimo attivo con agente antibatterico di origine naturale e era sull'1,50 euro, ma mi sembrava buono anche per un discorso di inci perché contiene glicerina, ha un estratto di timo, acqua di camelia, estratto di camelia, quindi mi sembrava comunque carino. Non è tanto ricco di estratti, però, e appunto non potevano mancare loro, vero? Cioè gli assorbenti notte della Carrefour Notte Night Plus Ultra. Dice ultra sottili ma super assorbenti, dentro ce ne sono 10, costavano su 1,30 euro. Poi ragazze, allora a 1,75 euro mi sono portata via un perizoma semplicissimo da Umbretta, ho portato via uno slip maculato sto giro a Torino, ho portato via un perizoma, vabbè non ve lo faccio vedere, dietro non deve essere bandita da YouTube, e a 9 euro mi sono portata via la felpona, questa qua 9 euro, era nella linea pigiama, ma secondo voi io ve la metterò come pigiama? No, assolutamente no, chi me lo fa fare di mettere questa felpona super pelusciosa, super morbida come pigiama? Tra le altre io l'ho provata, era 9 euro, 9,99 euro, 9 euro, l'ho provata ragazzi con indosso e avevo i jeans, lì c'erano i camerini, quindi l'ho provata e mi piaceva da morire con i jeans, quindi ho detto quel cavolo che la metto come pigiama e basta. Quindi questo qua è stato diciamo il mio acquisto, così non vedo l'ora di metterlo a lavare, di metterlo in utilizzo. Mi piacciono, vi dico la verità ragazzi, queste felpe pelosone, perché comunque si lavano ma si asciugano anche velocemente, perché essendo comunque fibra poliestere si asciuga facilmente, non come i maglioni di lano, che ovvio non stiamo parlando della stessa qualità, io parlo di un discorso di comodità dell'asciugatura. E io poi alla fine metto sempre una maglietta a maniche corte sotto in cotone, o il body a maniche corte in cotone o maniche lunghe, dipende da quanto freddo ho, quindi comunque non mi va mai nella pelle diretta la parte sintetica, ecco.
E mi piacciono, sono delle coccole, sono delle coccole. Adesso vi faccio vedere invece la calamita. Allora, aspettate che la stacco. Questa è la cartolina mole. Questo è, una volta si faceva la navigazione del Po, ero stata fortunata, ero riuscita a farla e si va a vedere questo villaggio qui. Questa è la mia preferita in assoluto, io ogni volta che vado dentro la Gran Madre, si attraversa il ponte, dovrebbe essere Vittorio Emanuele, se non sbaglio, perché qua c'è Piazza Vittorio Emanuele, e secondo dovrebbe essere. E qua c'è la Gran Madre di Dio, io ve la consiglio perché cioè, è una tappa fissa. E stavolta ho preso questa qui, la mini mole da attaccare come calamita. Bene ragazze, fatemi sapere se siete state a Torino. Io, cioè, non dico che ci vado quasi ogni anno, però sì, mi piace davvero tanto. Ci sono tantissime cose da vedere e secondo me non si riesce mai a vedere tutto. Ecco, intanto vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.